cari amici, in una caldissima giornata di agosto noi vi portiamo a scoprire uno dei gioielli del Valdarno, in particolar modo la collegiata di Figline Valdarno, una delle chiese più antiche e più importanti del nostro territorio, realizzata, fondata nel 1257 per voi dai fiorentini, prima Pieve, e poi grande edificio che sorgeva proprio nella piazza del Mercatale, luogo proprio deputato al mercato e il luogo principale in cui la storia del nostro paese si racconta. Ci troviamo quindi all'interno della chiesa di Santa Maria Assunta, ha perso ormai quelle che sono le forme gotiche con cui è stata creata, però abbiamo un bellissimo struttura, un arco a tutto sesto dove in alto appunto domina lo stemma della famiglia Serristori, importantissimi signori appunto del nostro, della nostra città, che hanno fondato anche l'ospedale Serristori e protagonisti comunque della storia del Valdarno. Fra l'altro viene istituita come collegiata negli anni 90 del 400 e quindi a sottolineare anche il ruolo fondamentale e importante all'interno della comunità religiosa ma allo stesso tempo anche civile. Entrando noi troviamo subito un documento importante di quanto sia forte la relazione fra questa chiesa e il territorio stesso, e anche legata alle storie, alle vicende drammatiche del territorio stesso, perché notiamo subito in alto una bellissima pala, una pala che presenta una Madonna con bambino, ma in basso sono presenti due santi, San Romolo, vescovo patrono appunto di Fiesole, e dall'altra parte San Rocco. San Rocco a cui il nostro paese appunto dedica proprio un palio nella prima domenica di settembre. San Rocco perché? E viene mostrato in un dettaglio interessante, cioè con una calza abbassata dove si vede una ferita, e questa è veramente la ferita della peste, perché San Rocco viene considerato il protettore degli appestati, colui che aveva salvato molte persone ma allo stesso tempo si era ammalato di peste, sarà lasciato, come dire, abbandonato, isolato, e soltanto un cane porterà a lui aiuto, soccorso e si salverà. Quindi viene presentato come un pellegrino che proprio mette in evidenza quelli che sono i segni della peste. Quindi un dipinto che indubbiamente va a documentare un fatto, un episodio, comunque un momento drammatico della storia di Figline stessa. E addirittura nello sfondo, dietro a quella che è la figura di Maria in trono, è presente un paesaggio in cui gli studiosi hanno voluto, hanno potuto ricostruire quello che probabilmente poteva essere una testimonianza del castello di Figline, il castello che sorgeva appunto nella zona di San Romolo, quindi quella che è la vera e propria fondazione di questa nostra città.